oggi è una giornata importante per il Parma, stasera allo stadio Ottardini a partire dalle 20 è in programma prima la presentazione della squadra, poi dopo un test amichevole contro gli spagnoli del Levante. Siamo andati a sondare l'umore dei tifosi anche in virtù di qualche polemica che c'è stata negli ultimi giorni, della quale avevamo dato notizia, in merito al prezzo dei biglietti per la serata di stasera, biglietti ritenuti troppo cari. Vediamo. Stasera al Tardini, la presentazione ufficiale del Parma ai propri tifosi. I gialloblu scenderanno in campo contro la formazione spagnola del Levante, seconda squadra di Valencia, che può vantare nel proprio palmarès il fatto di disputare quest'anno il proprio settimo campionato in Primera Divisione. Un confronto tra calcio italiano e spagnolo come quello avvenuto due giorni fa, con l'amichevole di lusso disputata a Bari tra la nazionale italiana e le Furie Rosse. Ma dato che la caratura tecnica degli avversari del Parma non può affatto reggere il confronto con quella dei campioni del mondo in carica, le uniche analogie riscontrabili con la partita del San Nicola sono quelle legate al prezzo dei biglietti. 10 euro per la curva, il doppio rispetto alla presentazione dell'anno scorso, 15 euro per la tribuna laterale e ovest, 25 euro per la tribuna Petitò. Cifre che, trattandosi di calcio d'agosto, hanno fatto storcere il naso a più di qualche tifoso. Cosa dove prendere? Penso male, perché con i tempi che corrono i prezzi sono aumentati, non va bene. Magari la presentazione si fece 5 euro al biglietto per tutti e le donne e i bambini gratis, ci stava tutto. Il prezzo penso che si poteva fare uno sforzo, diciamo, almeno per gli abbonati, diciamo, così dare l'ingresso gratuito, ecco, così una riconoscenza, diciamo. Però mi sembra le curve, diciamo, sono giuste, gli altri settori secondo me sono un po' cari. Per l'amichevole estiva soprattutto. Esatto, appunto, per l'amichevole estiva. Il prezzo del biglietto? Ma no, ma non c'è da dire niente, insomma, speriamo di acquistare a Mauri con la differenza che c'è stata dall'anno scorso. Avete acquistato il biglietto per la presentazione della squadra? Sì, veniamo da Napoli apposta per la presentazione. Quanto avete speso? 22, 10 euro. Solo la partita però, mettiamoci in viaggio, sono più di 100 euro. 500 euro a testa con tutto. Con l'albergo e tutto. Biglietto in curva, quindi sapete che rispetto all'anno scorso è raddoppiato il prezzo. L'abbiamo saputo poco fa. Se sapevamo prima, forse magari restavamo un pochettino, però alla fine... Grazie, noi veniamo da Napoli, però... Parecchi dunque i tifosi, che esprimono il proprio malumore anche facendo ricorso all'ironia per i costi eccessivi dei biglietti. Perfino la passione calcistica, per quanto sconfinata, a volte non può che arrestarsi davanti ad una partita che si disputa il 12 agosto, in piena stagione estiva, nel bel mezzo della crisi economica. Da segnalare a tal proposito anche la presa di posizione dei boys della Curva Nord in un comunicato diffuso sul proprio sito internet. La presentazione, si legge soprattutto in un 12 agosto preponte, dovrebbe essere intima e gratuita, magari in una piazza cittadina. Per vedere l'amichevole al Tardini invece si può anche pagare, dicono i boys. Inutile nascondere tuttavia che nel contesto 10 euro non sono proprio un prezzo invitante per Parma Levante. Ciò influirà a rendere la cosa ancora più per pochi intimi. Intanto la squadra di Colombo.